Oggi a Sport e Medicina abbiamo l'idolo dei ragazzi, l'idolo dei social, Simone Workout Carotenuto. Ciao Simone, ciao. Benvenuto a Sport e Medicina. Un piacere. Boxer, 4 incontri, 3 vittorie. Esatto. Sconfitta meritata? No, meritata. È stato il primo incontro. Diciamo una cattiva gestione del match, semplicemente. Inesperienza. Esatto, possiamo parlare di questa cosa. Allora, tu nella vita sei un boxer, ma sei anche un influencer, giusto? Sì, youtuber, sì. Hai migliaia di seguaci. Abbiamo visto che, insomma, entrando qui negli studi già si ricordavano di te, insomma, di questa cosa. Fai attività di beneficenza, fai da poco parte della Nico e quindi fai queste partite di beneficenza. E quindi è un tuo impegno sociale che chiaramente ti fa onore e che credo che tu sia un ottimo esempio per i giovani di oggi. Vuoi raccontarci la tua storia? Assolutamente. Dai, Simo. Diciamo che io vengo da un passato molto molto difficile, molto difficile, ho rischiato proprio la vita da piccolo, cioè avevo più o meno 13 anni, quindi era una fase, diciamo, dell'adolescenza, quindi sempre età molto particolare, certo, dove possono succedere tante cose. Ho avuto tanti problemi in quel periodo, e tra cui l'anoressia, che è una vera e propria malattia. Che a vederti oggi. No, infatti l'abbiamo non superata. Si direbbe per tanti aspetti, però il passato è stato questo. Immagino. Sono stato anche ricoverato e ero proprio così da perdere la vita, diciamo. E ho avuto un po' di alti e bassi negli anni della mia adolescenza, fino ad arrivare al punto che a luglio del 2014 ho aperto il mio canale YouTube e in corrispondenza ho aperto il mio canale YouTube Simone Workout, e proprio per mostrare il mio percorso di un ragazzo che comunque con tanti problemi, con tante difficoltà mentali, fisiche, eccetera, eccetera, partendo da zero riesce comunque a stravolgere la propria vita, no? E tu sai che questo è un messaggio importantissimo che noi stiamo dando oggi, cioè che tu stai dando oggi, anche perché dall'anoressia si guarisce volendo. Quanta forza di volontà serve? Sì. Tantissima, e poi quella è soltanto la punta dell'iceberg. Molti ti fanno la domanda, ma quindi i problemi col cibo? Sì, non ma fino a una cibo. Certa, non è quello. Non è il cibo, è vero. Io mi volevo semplicemente autodistruggere, ma per mille altri motivi. È la testa che a un certo punto... Insicurezze, problemi personali, e possiamo tutto è sfociato in quello. Tu hai subito anche, diciamo, il bullismo. Beh, diciamo che più che altro sui social, quando ho iniziato sui social, ho avuto i primi periodi, diciamo i primi 2 anni, devo dire. Beh, Poco seguito, e quel poco seguito che c'avevo erano praticamente solo critiche e insulti sul fatto che io pesavo 20 kg e facevo video di palestra, quando non capivano che il mio era semplicemente mostrare un percorso proprio di crescita di un ragazzo che appunto partendo da zero può arrivare... Quando è cominciato a cambiare? È proprio più o meno... Io ho iniziato nel 2015, nel 2017 diciamo che si sono visti proprio i primi stravolgimenti fisici. E da lì è iniziato il percorso, la gente si è un attimino ricreduta, ho iniziato a fare più numeri, ho fatto i miei primi 10.000 iscritti su YouTube che nel 2017 erano tantissimi, erano tanti. E quindi ho avuto i miei primi risultati, sponsor, eccetera, eccetera, e da lì è partito tutto. È andato bene. Oggi com'è la vita? Molto più bella. Più bella, con più responsabilità sicuramente. Non ti fanno paura le responsabilità, non mi sembra. No, anzi me le creo da sole, perché poi ho iniziato, da che facevo video di palestra eccetera, ho iniziato poi a fare pugilato anche a livello agonistico, e non è una cosa semplice per niente, perché comunque entrare sul ring, fare match veri, e... Un conto è fare fitbox, un conto è anche fare sparring in palestra, dove comunque stai nella tua zona comfort. Un conto è fare, ripeto, match ufficiali, match veri con l'arbitro, con i giudici. Cosa c'è e soprattutto con le persone che non puoi sbagliare. Cioè, se sbaglia una persona che comunque non c'ha i social, niente, perde alla sua sconfitta. La tua sia il tuo mondo è tutto amplificato. Molto amplificato, e quindi sono tutte come responsabilità. Come gestisce un ragazzo come te questa notorietà? Ma semplicemente partendo dal fatto che mi sento proprio come tutti gli altri. L'umiltà, quindi. Esatto. C'è l'umiltà, cioè il rimanere è quella che se ti stessi. Porta avanti, è quella che ti e porta ricordarti avanti. Sempre, io credo che ti aiuta molto ricordarti quello che eri, giusto? Esatto, e da dove sono partito.
e chi ero prima e che in realtà è la stessa persona di oggi. Anzi, quello che dico sempre è che Simone Workout del 2015 era pure più forte di Simone Workout del 2023, perché lì avevo veramente la forza, la forza di andare avanti nonostante nessuno guardava i video. Chi guardava i video mi criticava e basta, e io lì però avevo la forza di dire no, io vado avanti, e questo è sempre stato il mio motto, ma da sempre, cioè non arrendersi mai di fronte a niente. Di fronte a nulla. Che tu abbia questa determinazione si legge negli occhi e si vede, insomma, anche dai risultati che hai ottenuto. Quindi questo è sicuramente è una grande prova di forza e che ti dovrebbe accompagnare sempre nella vita. Che consiglio possiamo dare ai giovani? Proprio questo, quello di cui stiamo parlando, ovvero che a prescindere dalla condizione in cui partite, avete un obiettivo, avete un sogno, credeteci fino in fondo. Guardali nella telecamera. Diglielo. Credeteci fino in fondo e non mollate mai, non arrendetevi di fronte al primo ostacolo, di fronte al primo fallimento, perché è pieno, anche i campioni stessi, coloro che hanno vinto comunque Olimpiadi, mondiali o qualsiasi tipo di trofeo, comunque hanno avuto loro i propri fallimenti, ostacoli, tantissimi. Nella tua esperienza con te stesso, quando poi vai a dormire, sei sereno adesso, immagino, ti senti campione? Perché la gente ti riconosce come un campione nella vita e quindi in fondo sei un campione. Sei anche un campione adesso per sì, la Nico. Per, allora, dipende dai punti di vista, nel senso che non mi sento realizzato e non mi sento soddisfatto, e questo io lo vedo in realtà come un bene, è una lama a doppio taglio. Da un lato non mi godo niente. C'è sempre niente, qualcosa che manca. Però dall'altro penso sempre che si possa fare molto molto meglio di così. Ed è ciò che mi sprona a migliorarmi, no? Mi metto sempre in gioco, certo. Mi metto sempre in discussione. Quando qualcosa mi va male, io non me la prendo con gli altri. Non penso, ah no, ma aspetta, forse è colpa di quella circostanza, forse è colpa di quella persona, no. Analizzi i dati. Analizzo e dice, me stesso e dico, no, aspetta, forse posso migliorare questo e questo, e ci lavoro. E questo hai bisogna fatto, sempre fare Hai fatto così. Corsi di coaching? Ma in realtà no. È altra cosa, sono... mo mi ha fatto questa domanda, hai fatto corsi di coaching, quello che dico sempre è che queste cose... Il tuo corso migliore impari, è la vita. Le impari proprio vivendole. Il tuo corso migliore è la vita, il tuo corso di coaching è quello che ti ha dato la vita. Le esperienze della vita. Però anche il temperamento, il carattere che ti aiuta in questo, c'è gente che si abbatte, tu invece stai dimostrando e sei un esempio fantastico per tutti, che si può vincere, basta essere determinati e volere fortemente migliorare, cambiare e cambiare la propria vita in meglio. Quindi questo è un messaggio enorme. Nel coaching, te lo dico come cosa, c'è una frase importante, trasformare il negativo in positivo, e tu sei l'esempio calzante di questa cosa, quindi che dire, cioè, solo farti complimenti. Grazie. E io spero di riaverti poi in trasmissione qui a Sport e Medicina, perché insomma ci tengo che queste cose vengano mostrate al pubblico, sperando di essere educativi per il pubblico stesso. E tu, ripeto, sei un grande esempio. Grazie ovviamente Simone Workout. Grazie mille. Grazie di essere sarà stato un piacere qui. Tornare. Grazie. Cari telespettatori, che dire, insomma, l'avete visto, un ragazzo fantastico, vince nella vita e, ripeto, chi fa sport poi alla fine vince. E nel suo caso lo sport l'ha aiutato a diventare a quello che sta nel suo processo di crescita, e spero che questo sia un messaggio utile per tutti quanti. Grazie.